Primo pallino per Massimo. Due. E Filotto parte subito col piede giusto, il formidabile giocatore senese. Naturalmente i derby toscani in questa gara fra i migliori di Toscana, ne vedremo anche altri probabilmente, a meno che il giocatore di Civitavecchia non voglia mettere in campo qualcosa, ma avversario durissimo Luca D'Ambra. Lunga, corta, a morire sopra il pallino, ci sembra un po' lunga, ci vorrebbe il pelo della rossa. È andata bene, diciamo. Matteo Antonelli, già master sia di boccette che di goriziana, sembra corta. Credo sia la quarta o la quinta che vedo fare, come viene chiamato, un errore gratuito. Era un tiro abbastanza facile. Ma siamo quasi sicuri che non ha giocato tante partite nell'ultimo mese Matteo Antonelli, per cui questi sono gli errori a cui si va incontro quando manca l'allenamento. Però a questo punto metto una bella biglia e non sarà facile per il giocatore senese scalzare il punto, probabilmente un effetto trasponde a mo' di 4, vediamo, esatto, per arrivare con quell'angolo lì e vai con l'effetto. Trasponde a mo' di 4. Il pieno della biglia rossa per scalzarla, vediamo. Diciamo che non è stato tantissimo fortunato, il tiro comunque era quasi perfetto. Intanto Luca D'Ambra realizza il filotto numero 20.000 della sua carriera e prende già un po' di vantaggio. 16-0 per Luca D'Ambra. Matteo Antonelli cerca un schiaffettino da quella biglia bianca qui in cima, addirittura cerca, c'è mancato pochissimo che riuscisse a metterla giù per i birilli. Un lunga corta arcuato. Dieci a due per Matteo Antonelli che nonostante quell'errore gravissimo di quella palla corta è riuscito a riconquistare il punto. Due punti. Abbiamo visto il biliardo che ha delle caratteristiche particolari, passa praticamente sopra il filotto, ma non cade, solo due punti. Cicali trasponde larghe a risalire sotto il pallino. Naturalmente da manuale, stiamo parlando di giocatori al massimo livello italiano. Dopo tanti anni che ci provava, Massimo Cicali è finalmente diventato master di boccette, se lo merita tutto. Cambio palla, bellissimo, Matteo Antonelli, figlio d'arte naturalmente. Altrettanto bella questa biglia. Matteo Antonelli a risalire sotto il pallino, attenzione a non essere lunghi, diciamo che siamo perfetti,
Non c'è l'errore di nessun genere. Probabilmente Cicchelli proverà con un trasponde a risalire, a spingere il pallino verso la propria biglia bianca qui sopra. Vediamo. Mi sarebbe piaciuto di più farlo di braccio questo tiro. Vediamo. Riesce lo stesso a realizzare il punto, bravissimo. Una biglia meglio dell'altra. Diciamo che il punto si può ancora prendere, ma non c'è margine di errore, bisogna prendere il pallino e farlo alzare. Probabilmente decide anche. Molto indeciso, questo è un tiro che darebbe più vantaggio. Vediamo. Molto indeciso, ma alla fine decide di andare contro la biglia rossa di fianco al pallino. No, decide di tirare di seconda ma da largo. Riesce lo stesso a riconquistare il punto. All'ultimo istante utile prende il punto. Sono 12 punti di Cecali, 4 di Antonelli. Massimo Cicchelli, voglio ricordare che tre di questi quattro giocatori, Luca D'Ambra, Massimo Cicchelli e Matteo Antonelli, più Caramelli, vinsero alcuni anni or sono il campionato italiano di prima categoria in quel di Firenze e soprattutto, ahimè, eliminarono noi di Bologna nei quarti in una partita rocambolesca. Eccoci, sono di nuovo, sono andato via. È tornato. Problemi con la chat e con altre cose che Nel sembrano risolti. frattempo Cicchelli sembra pennellare, come pennella anche Luca D'Ambra che sta cercando di prendere il volo. Naturalmente per Matteo Antonelli è molto importante uscire da quella morsa sponda. Qui un tiro addirittura perfetto, uno dei tiri più belli che ho visto oggi. Luca D'Ambra, 8 di colore, 24 a 9, allunga. Ecco, nonostante abbiamo cambiato la piattaforma, il Debrando c'è. il nostro amico Ildebrando c'è, lo salutiamo. Ciao Ildebrando. Luca D'Ambra ha molta fretta, non sappiamo dove deve andare, ma ne ha già 34. Nel frattempo Attenzione parte un all'apertura, ha missile preso terra-aria. Attenzione, erano andate tutte via le biglie, ma tornano in una salvo. è ritornata adesso. Il punto non dovrebbe essere particolarmente difficile per Matteo È importante Antonelli. per Matteo Antonelli perché deciderà lui dove posizionare il pallino Certo, nella bocciata. naturalmente sarà il più corto possibile. Sono 6 punti per Matteo Antonelli. Allora, diciamo pure, senza offendere nessuno, che in una partita di accosto sapremmo già chi è il vincitore. Certo.
in una partita mossa, chiamiamola così, col pallino corto, le chance di Matteo Antonelli aumentano sensibilmente, non so se sei d'accordo con me. Intanto ci sono 4 punti, naturalmente il pallino muore dove sapevamo. Non con questo che Ciccoli sia uno sprovveduto, anzi è un giocatore formidabile. Però come vedete la prima stiamo molto lontani, non vogliamo sapere di niente. Tanto si conoscono a menadito i due giocatori, quindi... Esatto. Ho ricordato che vinsero un campionato italiano in squadra assieme e ce ne sono 3 dei 4 che lo vinsero. Primo fazionista Luca D'Ambra, poi la coppia c'era Caramelli e Matteo Antonelli e l'ultimo singolo quel signore che sta tirando adesso. Che 4-5, sinceramente non mi ricordo, 5-6 anni fa fece anche l'impresa di vincere 3 gare nazionali consecutive, che non mi ricordo in mia memoria e nessun altro. Attenzione che stiamo per fare un tiro funambolico, attenzione, non arrivo sulla rossa. Via vai, bisogna passare dietro da quella biglia rossa. Era strettissima anche se passava. Bisogna passare dietro da quella biglia rossa. Ma era stretto uguale, troppo caricata. Però probabilmente andava a fare il punto, perché sì, quando prende la sponda lunga tende ad allargarsi. Tende ad allargare, esatto, bravo. Una bellissima carambola fra le biglie bianche, vediamo se avrà il coraggio di tirarlo, ma non è certo il coraggio che manca al formidabile giocatore senese. Tanto si dovrà, diciamo, sarebbe adeguare a queste condotte. Un tiro da applausi, vediamo se c'è la carambola. Si dovrà adeguare, bella la biglia, attenzione, buona. Un solo birillo, ma... Il minimo sindacale, sì, qualcosa di troppo. Sì, perché purtroppo la bianca che è vicino al pallino non è lontana dai birilli. Esatto. Lei sta guardando se c'è la posizione per 5 di colore. Direi che l'ha trovata la posizione. Vediamo. No, 2 biglie, 3 punti. E filotto di prima... passato. Sono 10 punti. 10 di seconda. E pallino corto con rientro, ma non sufficiente per i 12. 10 punti. 23 Matteo Antonelli, 26 Massimo Cicali. Sempre lontanissimo dal pallino per non dare bersaglio. Attenzione a questo tiro. Entra troppo ma segna. Ha raggiunto due obiettivi, quello di mettersi in figura per gli 8 di colore e anche di mettere una palla sopra il cimo dei birilli che, come dicevo, un mio amico è in ostaggio. Attenzione a essere larghi. Segna, rischiando.
in buona biglia di Matteo Antonelli che sta scaldando il braccio. Per niente semplice recuperare questo pallino per Massimo Ciccoli. Nel frattempo Luca D'Ambra cerca l'allungo decisivo. C'è questo tiro per Massimo Ciccoli. Se entra nella palla fa il calcio, se passa colpisce il pallino. Solo un birillo per Luca D'Ambra, però si porta 41-16. Vediamo. Non riconquista il punto, non fa il calcio. Attenzione. Pallino sotto Castello, sta portando qualche vantaggio Matteo Antonelli, che ha la possibilità di passare in vantaggio. È in ritardo solo di un punto. E questa volta ne vengono molti. Il 10 l'abbiamo visto, si va verso il 12 e così è. Strike. E ribalta la partita. Per il momento, naturalmente. Però attenzione. Tre pallini consecutivi per lui. Il pallino viaggia vicino alla sponda bassa, sì, per questa volta. Ipoteticamente, come dicono quelli del tennis, il servizio passa dalla parte dell'altra. Bisogna vedere, naturalmente Massimo Ciccoli più forte in questa zona del biliardo. Attenzione, è una botta dritta sul pallino, potrebbe esserci anche qualcosa. Mancato rischiando la vita, perché poteva nel giro di tutte e due. Colpito le sue. E adesso lo dovrò tornare a fare. Tante volte da questa posizione qui si trova anche un 20 di calcio. Attenzione, non meravigliamoci se la rossa, prendendo la sponda corta, rimane dritta. Questi sono tiri che Massimo Ciccoli dovrà gioco forza perfezionare, visto gli incontri che gli aspettano tra i master. C'è un'opzione che, se qualcuno in chat comincia a fare l'idiota che scrive le cose, lo puoi bloccare e mandare via. Bellissima biglia. Antonelli sta prendendo, sì, quarto pallino consecutivo, se non sbaglio. Biglie perfette. E inerzia che per il momento è nelle sue mani. Partita lunga, molto lunga. Va a vuoto. Matteo Antonelli sembra ancora di scivolare mentre... E questo era un bel pallino importante. Sì, poteva allungare decisamente.
naturalmente, come vedi, Massimo Ciccoli molto lontano dal pallino per non prendere dei tiri, ma attenzione, è poi un'arma a doppio taglio, perché se l'avversario mette bene la seconda biglia, tu rischi di essere in difficoltà. Questo è già successo almeno due volte, vediamo questa volta. Biglia scappa via. Non sarà difficile per il giocatore senese riconquistare il punto. Terza biglia per Matteo Antonelli, una posizione non facile. C'è un tiro di seconda che potrebbe spaccare la partita, ci si prende dei rischi. Sì, attenzione che c'è anche un lancio di palla non facilissimo. Vediamo, trasponde, rimane largo e sbaglia. Quello era... Tutto il grande problema, tutto nasce dal lancio di palla, che era scomodità, innaturale. Scomodità. E adesso, per peggiorare la situazione, si è anche chiuso questo tiro. Adesso che paradossalmente era leggermente più semplice. Azione che non meravigliamoci se il giocatore fiorentino deciderà comunque di attaccare. Io il tiro l'ho visto, ma non lo posso dire naturalmente. Mamma mia, questo è un... Era strano, questo era temerario. Veramente però un bel tiro adesso. Tanto 4-9-2-3 nell'altra semifinale, Luca D'Ambra su Angelo Burchi, allunga ancora Luca D'Ambra, 5-9-2-3. Anzi, 6-1-2-3 perché viene uno strike. Tanto Massimo Ciccoli prova a disegnare e posizionare la biglia per un tiro d'attacco. Forse leggermente lunga. Adesso non è un'entrata facilissima, ma c'è comunque il calcio di una sponda corta. Lui voleva assolutamente fare lunga e corta, ma sarà obbligato. Addirittura prende 5 di colore, non vuol rischiare niente. 31, pallino importantissimo. Filotto rientra, anzi 10 punti, sorpassa, ennesimo sorpasso, diventano 12. La mitraglia è tornata. Pallino il più basso possibile, anzi diciamo pure quasi incollato, a sponda corta. Siamo a circa 25 minuti di partita e se c'è un equilibrio pressoché totale in questa semifinale, nell'altra sembra lanciato Luca D'Ambra verso la finale, ma come sappiamo le partite si vincono ai 100. Abbiamo visto che Angelo Burchi è un amante di tiri ad effetto, forse troppo esasperato. E assolutamente troppi. Anche di conseguenza poco preciso, perché a volte... C'è una notizia. Non serve.
piccolo rovino da parte di Massimo Ciccoli, che alla fine di questo tiro sarà 2 contro 0. Contro un giocatore che i tiri d'apertura li sa fare, l'abbiamo già visto. Vediamo come si posizionano. Stavolta non serve perché il punto rimane rosso. Intanto altri 4 punti per Luca Dambra che si porta sul 68-23. Un buon posizionamento direi di Matteo Antonelli sì, in questa biglia. buona occasione. Non era neanche facile, dobbiamo dire. È una buona occasione per Vediamo. realizzare qualche Entra punto. Bene, molto bene. Alla E trova perfetta. un bianco. Attenzione a questo Matteo Antonelli che più giochi più migliora. Segna 14 punti. E in più a disposizione anche il tiro da Chito. Possibilità di andarsene, di provare la fuga. Filotto di prima, 10 di seconda. E quasi pallina. Quasi en plein, come dice un nostro quasi amico di Castelmaggiore. Buon trasponde Matteo Antonelli, non conquista nulla, in discesa invece Luca D'Ambra si è già lanciato, 8-2-2-3, partita senza storia. È una bocciata che va sfruttata al pieno per rimanere nel match. Cosa che Massimo Cicali sono 8 punti sfrutta pieno.
che porta a 57. Ancora equilibrio, 5-7-6-4. Nel frattempo nell'altro biliardo il pelo del pallino. La partita è già finita. Già finita da un pezzo. Non è mai iniziato. Anche se ne ha, esatto, 86-23 con l'avversario che tira quello che è impossibile tirare. Sì, diciamo che tira le mosche sul lampadario, come amiamo dire delle volte, no? Uno per Luca D'Ambra, che ha bisogno di un 10 per chiudere la pratica. Un'altra è arrivata. Assolutamente in equilibrio, punto bianco e terza per Matteo Antonelli. Partita che a meno di clamorosi rovesci si deciderà in volata. Non c'è tantissimo da fare qui, perché c'è solo questo tiro, forse anche trovare un birillo, credo che sia venuto il massimo. Cinque punti. E l'ha presa nella maniera perfetta, oserei dire. Sei, nove, cinque, sette. Rovescia Matteo Antonelli, ma forse trova qualcosa nella spazzatura della partita, vediamo. Un birillo che lo porta a più 14, 7-1, Matteo Antonelli, 5-7 Massimo Cicali. Intanto Luca D'Ambra vola in finale. Sì, in finale. Luca D'Ambra lancio della palla di Matteo Antonelli identico al padre. Quel mezzo saltino, vero? Ha fatto. Ciao. Ha fatto quasi la storia quel tipo di lancio di palla. Allora. Sì, lui è stato un precursore dei tempi moderni. Ricordiamo, un giocatore non altissimo, circa 1,74-1,75. Ma un lottatore esagerato. Sì.
giocatore direi completo, no? Magari non trascendentale da nessuna parte, ma completo. Attenzione, questo pallino viaggia verso il 16. Rompere Sono 12 che fanno molto la differenza. l'equilibrio. 12 il punto. 8-3-5-7, ultima per Massimo Cicale che dovrà portare il pallino giù per la fila. Attenzione, entra troppo, lascia il punto. Saranno tre di colore. Probabile indirizzo della partita. Sì. 86 mi sembra. Sì. Pallino quasi decisivo. C'è il filotto di prima, 8 punti. Grande 9-4-5-7. partita di Matteo Antonelli. Sì, partita con pochissime sbavature. Posso dire, giocata come andava giocata contro un avversario. Certo, ha voluto fare il suo gioco e come è giusto che sia, Come Massimo Cicali. ma diciamo che nelle mani interlocutori, chiamiamole così, è stato al passo dell'avversario, non gli ha concesso più di tanto. Assolutamente sì. Naturalmente in questi casi l'avversario cala, perché è inevitabile, è fisiologico. Posso dire che qui la differenza l'ha fatta la scelta di Cicali di andare lontanissimo dal pallino 4-5 Certo, volte. certo, certo. E quattro E consecutivi. quattro Chiave della consecutivi. partita, la possiamo Naturalmente lui non voleva tranquillamente dire. esporsi a tiri di rimessa, questo è chiaro. Anche questa è un'arma a doppio taglio. Sì, ti permette di non subire nell'immediato, ma potrebbe crearti problemi nella raccolta dei pallini. Quindi si va verso una finale Livorno-Firenze. Lunga corta di ottima fattura, non ci sta. Sono 16. Più vediamo il colore. 18. Sono 75, ricordiamo tutti. Con un 10 ci si Con un trova 10, ad oltre 84, un non tiro si sa quello che dall'arco. può succedere. Esatto, anche perché ricordiamo Massimo Cicali. È un artista nel gioco di accosto, ma quando alza il braccio, attenzione, ha vinto le partite che contano per diventare master, quindi vuol dire che sa il fatto suo. Intanto passo in mezzo, vediamo se c'è il rientro. No, non c'è rientro. Un Attenzione. fortunato in questo tiro, naturalmente. Mette anche Perfetto, meglio di bene. così non si può mettere. C'è una traiettoria millimetrica per pescare il Sì, pallino ma dopo il attenzione che pelo questi della rosa. biliardi tradiscono questi biliardi, infatti va solo al punto, Dove inzucca c'era la questo propria. problema qui, che l'abbiamo già Sì, ripassato. attenzione che no, non prende l'angolo buono, Ma ero c'era convinto che venisse su assolutamente. dritta con l'effetto. E qui probabilmente il giocatore di Poggibonsi si lascia tutte le sue chance di andare in finale. Cambio palla bellissimo.
formazione che va subito per la partita, Matteo Antonelli. No, vuole il cambio palla della bianca. Sì, era 3 contro 1, quindi era giusto segnare e far spendere l'ultimo soprattutto all'avversario. Poco da fare. Anche perché l'avversario è pericoloso, guai a regalargli qualcosa, si porterebbe un tiro e quindi... Diciamo che fa un tiro che in un altro caso non avrebbe mai fatto, tira veloce la biglia rossa. Colpo in testa, pelo del pallino, un bianco. Attenzione. 83. Sì, ma però finite le biglie e questa. C'è la tavola apparecchiata. Diciamo. Sì, basta abbassare la biglia. Non c'è neanche bisogno di andare a cercare altro di colore. Via la biglia. Basta passare questa, siamo a posto. Giù per i birilli. Vuole addirittura il rosso. Solo per far vedere che lui alla fine avrebbe segnato 24 con questa biglia. Che si rimangono dentro anche gli altri di colore. In finale. Giocando molto bene, possiamo dire. Bene, finale. Direi con dei buoni risvolti, ancora una volta ci troveremo a due scuole di pensiero, Luca D'Ambra più accostatore verso il basso, Matteo Antonelli l'abbiamo già visto. Gioco corto, vedremo, comunque finale fra pochi minuti, o su questo bilato o su quello a fianco, aspettiamo intanto. Sospendiamo il commento, rimaniamo in video. Cercami, come va a fare la cura di Maria?
mangiare tre volte al giorno molto. Non gli riesce. Quante bisogna mangiare? Tre? Molto. Di molto, eh. È vero che quasi dice di molto. Thank you.
siamo ai nastri di partenza con questa finale del Memorial Renzo Cioni. Inizia Luca D'Ambra, primo pallino. Prima mangia con calma. Luca D'Ambra da Livorno apre, avendo vinto la sponda. Un bollino da due per portarsi 2-0, che non è un risultato calcistico, ma è di biliardo. E comunque allora, dicevamo, partita fra due scuole di pensiero diverse. Sì. La prima l'abbiamo già vista, la seconda la conosciamo, l'abbiamo vista nella partita semifinale. E di solito quando ci sono due scuole di pensiero a confronto, la partita ne giova dal punto di vista spettacolare. Certamente Matteo Antonelli, uno dei più bravi nel gioco di attacco. Sentiamo da Massimiliano Berti, se ha già la bocca vuota. Dicevamo io e Valerio, due scuole di pensiero, una da più da accostatore Luca D'Ambra, una più da attaccante Matteo Antonelli, non so se sei d'accordo. Sì, ora Luca gioca, come si dice in Toscana, appunto, è bocciata. Anche in Emilia Romagna, sì, c'è così. Mentre Matteo predilige il gioco d'attacco. Però, insomma, sono bravi, bravissimi tutti, certo, e due. Uno sì, in un verso, uno in un altro, ma insomma, sono forti. Se dovessi fare un pronostico, al di là delle amicistiche, credo che a questo punto non contino, però bisogna fare un pronostico. Matteo tecnico è un fratello. Luca è un amico, sicché i pronostici si fanno un po' bene. Se dovessi giocarti un euro? Un euro. Ho detto un euro, non 10.000 euro. No, attenzione. Lo giocherei su. Cioè, io tipo Matteo, dai. Senza quindi stare per affezione. Senza stare a girarci intorno. Bene, grazie Massimiliano. Ti ricoinvolgo naturalmente nel corso della partita. Ecco di nuovo microfonato al Vigi. Ultima biglia per Luca D'Ambra. Sì. Che deciderà. Attenzione, ripetiamo, Matteo Antonelli abile nelle aperture. Però assolutamente. Bisogna che ci siano le condizioni per non rischiare. Vediamo. Intanto questa biglia è perfetta e attenzione, ci potrebbero essere anche dei rischi a tirare molto forte. Sì, perché c'è il giro della bianca di fuori, attenzione. Sta invece dalla parte giusta, Matteo. La dimostrazione che sa tirare benissimo. Partono solo le biglie rosse, non ci sono punti, ma credo che meglio non si potesse fare, perché erano anche impallate. Riconquista il punto, ci sarà un trisponde di quella biglia un po' più alta. Non semplice, attenzione. Non semplice, ma questi biliardi. Attenzione, questi sono giocatori che inventano il tiro. Però naturalmente osa, Matteo Antonelli rimane largo. Uno. Sarà, credo, il 50° tiro largo che abbiamo visto. Sì. Biliardi che si prestano a essere larghi. Sì, probabilmente le sponde nuove. 2-2. 2-2 con Matteo Antonelli nel tentativo del pieno e del pallino corto, naturalmente. C'è il pieno, c'è il filotto di seconda. 10. C'è il 10 di terza, il pallino a mezza via, come sì, si dice, ma comunque si è in una posizione di dove sì, sì, il pericolo dietro l'angolo. Può stare qualche variazione sul tema. Risponde, risalire, attenzione a essere stretti. Sei stato buon profeta. E ho visto subito che aveva molto, molto angolo. Due spondine di prima. Spisticare il pallino. Terza per Matteo Antonelli, di prima stavolta a cercare di rompere il gioco. Perfetta, bravissimo. Ben eseguito questo tiro. Con il leggero salto del primo birillo. Ricordiamo che Matteo Antonelli sarà uno dei protagonisti della kermesse di venerdì.
che consiglio chi segue di non lunga corta ad arrivare per schizzare il pallino verso la propria biglia rossa in basso, lento, molto larga, però molto, almeno va ad allargare, diciamo così. Adesso avrà la possibilità di andare sopra il pallino e chiudere il gioco. Buona biglia. Molto bene. Poca difesa, poche possibilità. C'è questa possibilità tra sponde biglia rimpallando di sostituirsi. Non riuscito. Ma va benissimo. Perché l'importante, Massimo, è non prendere un tiro di realizzo da questa bianca di là. Era importante far spendere Luca D'Ambra l'ultima per il punto. E uno sarà. Sentiamo dalla voce suadente scorrevoli del nostro arbitro. Sentite che voce, sembra Pavarotti. Sì, voce baritonale. Luca D'Ambra, secondo pallino per lui, 10 punti di seconda passata. E 10 punti rimangono. E pallino quasi incollato a sponda corta. Sarà il 50° filotto che gli vedo fare oggi. Ma sulle qualità di bocciatore di Luca D'Ambra nessuno credo che possa discutere. 12 a 14. Buona prima, direi. Parificata. Due spondine strette. Ideale è accasassare il pallino. Appena si tocca il pallino, la bianca se ne va. E così è, naturalmente, palla perfetta, bravissimo. Lunga corta. Stiamo vedendo un ottimo gioco del biliardo. Obiettivo il pallino, dice male. Ultima biglia per Luca D'Ambra, che deve assolutamente cercare di fare il punto. Lasciare l'avversario con due biglie in mano ci si espone a tiri importanti. C'è una tagliatina ad arrivare con un po' di spinta. Riesce a prendere il punto, che non è poco. Vediamo. Santonelli tirerà un missile. Così è, però attenzione. Questa l'ha sbagliata completamente. Sì, stavolta l'ha sbagliata. Perché ha tentato di tirare la massima potenza possibile. Diciamo che gli è andata bene. A questo punto di un due spondine strette per conquistare il punto. Era una bella occasione. D'Ambra si salva. Una biglia per Matteo Antonelli.
8 punti per il giocatore fiorentino che ogni partita che gioca migliora, si porta 22 a 14. Buonissima biglia per Luca D'Ambra. Due sponde solo per il punto. L'obiettivo è scalzare quella biglia rossa, ci sembra molto stretta. La cambia. Però riesce lo stesso a riconquistare il punto. È andata benissimo al giocatore fiorentino. La vera differenza fra Matteo e suo padre Vincenzo è che Matteo ha un mitra a disposizione anche nel bocciare, invece Vincenzo faceva qualche birillo in meno del figlio, sì. Ma nel lancio della palla, nei tiri di attacco sembrano la fotocopia. Dichiarato il punto rosso, quindi ultima biglia per Matteo Antonelli. Posizione non facile perché c'è tutta una parte del biliardo che ci sono le rosse. Per niente semplice. Lascia gli otto di colore dentro. Io infatti non mi è piaciuto per quel motivo lì, perché lasciavi gli otto di colore al 97% all'avversario. Certo. Cioè, valeva, cioè per salvarti dovevi fare il rosso. Se no era chiaro che il pallino andava dalla parte di qua con le rosse. Sentiamo da Massimiliano Berti, che può naturalmente contestare o approvare quello che hai detto. Ora lasciamo bocciare Luca. Sì, 22 pari. Bravo Luca. 10 punti, 3-2-2-2. Come ha messo il pallino, conoscendo Matteo, preferito gli 8 di colore li può perdere lo stesso, può subire un tiro di rimessa, ha detto prova a marcare, tanto 8 li dà per scontati. Certo, anche perché non è che ci fossero tantissime altre alternative, si poteva magari spingere su, ma poi prendi due tiri di realizzo. Bravo. Quindi, insomma. E fare un tiro per il rosso, cosa può succedere? Che rimane la tua in piazza, quindi puoi prendere un tiro. Cioè, non era una bella posizione per Matteo Antonelli, no, a mio avviso. Sinceramente no. Quattro sponde ad effetto Luca D'Ambra, cambia, perfetto. Bella palla. Luca è bravissimo a dare le palle d'effetto. Ha cambiato casacca quest'anno dalla Bocciofila Imola, poco più in là, a Sasso Morelli, in una squadra che lotterà per i play-out, ma la vedo onestamente con buonissime possibilità di salvezza. Buona palla anche di Matteo. Matteo Antonelli ha voluto far vedere che non è da meno, lui invece sarà il nono del Leon d'Oro, che sembra essere stato costruito per ambire qualcosa di importante. Una bella formazione. Diciamo che un Carlo Sandrini in più, vero Valerio? Fa sempre comodo in una squadra. Un Carlo Sandrini in più fa molto la differenza.
se per caso qualcuno avesse un raffreddore c'è Matteo Antonelli. Certo. E se manca un puntatore c'è Lorenzo Cardinali, che abbiamo visto oggi di cosa è capace, nonostante lui sia un giocatore navigato nelle buche, nei bilanci con le buche, sta già prendendo. Lorenzo Cardinali è un giocatore formidabile, mi sembra di vedere uno di quei giocatori che se fa due filotti, non ho detto dieci, due filotti, diventa ostico, diventa per tutti. Molto ostico, perché il resto del gioco è un giocatore formidabile e poi è un garista. Assolutamente. E non sbaglia mai il tiro importante, che è una cosa notevole. Diciamo che nella sua associazione è uno dei giocatori più vincenti. Tre o quattro fra i più bravi. Molto stretto Matteo Antonelli, attenzione, pelo benevolo. Però non c'era il pelo, si rischiava di buttare all'aria quasi la partita, che si poteva bere. Però anche adesso c'è un altro bel tiro, vedrai che questa volta non ci va vicino. Vediamo. Niente da fare. Tra poco. Menotto Matteo Antonelli con la bocciata, quindi può tornare in scia l'avversario. Credo che venga il rosso con questa bocciata, vediamo. No, alla fine Bigliardo che tende a portare via il filo. Solo due. Qualche errore in più in questa partita per Matteo Antonelli, questo era un errore quasi gratuito, attenzione, cerca di recuperare dall'altra parte. Via la Bigliardo. Seconda biglia per Luca D'Ambra, che non farà altro che andare sotto il pallino e dire con l'avversario, tira l'ultima biglia, attenzione a essere stretti, questa è sicuramente stretta, difficilmente prenderà il punto. E questo è un errore molto grave. Molto grave, perché gli avrebbe permesso di rimanere con 2 contro 0, un tiro, come dicono i tennisti, errore gratuito. Invece adesso bisogna andare nella migliore posizione e sperare che l'avversario non faccia un miracolo. Perché se ti piglia il punto, se ti segna il punto, sarà un problema. Vediamo, comunque andiamo per ordine. È rimasto corto. Però attenzione, adesso c'è la possibilità di insinuarsi, come dici te. Sì, adesso si abbassa pallino verso la bianca e lo parifica, potrebbe essere un problema. Vediamo. Il tiro è perfetto in sé, si parifica, e beh, non è facilissimo, c'è un imbuto, dobbiamo dire. Ma attenzione a non prendere prima i due pezzi, perché sennò si rischia di muovere bianco e pallino. Vediamo cosa sceglie di fare. Sì, c'è un tiro solo, a mio avviso, di prima, tra rosso e bianca, a segnare con quella che tiri, vediamo. No, tiro d'effetto. Decide l'effetto. Va per un tiro complicato, a mio tiro avviso. In cui lui è maestro, però devo dire la verità, molto questo tiro. Molto abile in questi tiri, vediamo. La cambia, perfetta. Andiamo a tira così, non si può dire niente. Tanto di cappello, chapeau. Possiamo dire che fino adesso, a parte questo errore, Luca D'Ambra ha giocato quasi perfetto. Buona bocciata, forse 4 punti, sembra non rientrare stavolta il pallino, così è infatti.
38-26 Luca D'Ambra, ma l'equilibrio mi sembra totale. Credo che ci sia stato fino adesso, correggimi se sbaglio, Valerio, un'alternanza di pallini, uno a testa. Sì, sì, assolutamente. Non c'è mai stata una doppia, a mio avviso. Vado a memoria naturalmente, quindi potrei. E adesso vediamo cosa deciderà di fare. Sì, è invitante questo. Il signor Luca D'Ambra, che vogliamo ricordare anche vincitore della gara nazionale di Bologna biliardo match. Obiettivo è la biglia bianca. Attenzione, largo, segna il punto, tirato, leggermente largo. Tirato forse più per il punto che per il sì, punto. Assolutamente, anche perché essendo parificate, il pallino mandava fuori dal castello la biglia bianca. Anche questa è rivedibile. C'è un bel trasponde. Naturalmente non si può astenere Luca D'Ambra. Attenzione a sbagliare, però piglia il pallino. Attenzione che il pallino è andato in posizione molto pericolosa. Naturalmente aveva tirato la biglia, possiamo dirlo con tranquillità. Lascia attenzione perché su e giù si prende dei rischi. Su e giù molto veloce, eh? Attenzione, nulla di fatto. Diciamo che in questi tiri Luca D'Ambra non è uno specialista. Vorrei chiedere a Berti, quando riesci a fare in maniera che un avversario come D'Ambra alza il braccio, hai quasi ottenuto un risultato? Allora, diciamo che Luca... Attenzione che questa sembra meglio, no, pelo, segna il punto. Con il braccio abbassato, ma devo dire che in questi ultimi anni comunque ha dato dimostrazione, insomma, di non essere arreso, insomma, non si tira indietro quando c'è da provare il realizzo di braccio. Sì, qualche tecnica ancora da affinare, indubbiamente, perché la sua specialità sono altre, ma i miglioramenti ci sono, naturalmente bisogna fare di più. Ma se vuoi competere, sai, con gli specialisti. Come mi dice sempre Matteo, quando si tira, chi fa il gioco come fa Matteo, come fa, se vuoi, anche Corbetta, devi mettere in conto di fare la figuraccia. C'è il filotto di Matteo Antonelli, 10 di seconda passata. E non essendo, diciamo, bravissimo nemmeno io nei tiri di realizzo di braccio, e quando ti capita di dover tirare a volte pensi più alla figuraccia che a prendere... Diciamo che qualche condizionamento c'è. Sì, sì. Io tra l'altro ho paragonato il tiro... di realizzo del biliardo un po' come al tiro da tre punti nel basket, no? Mi spiego, se tu hai una percentuale nel tiro da tre punti nel basket del 40%, è un'ottima percentuale. Qui, se indovini il 40% dei tiri, è un'ottima percentuale. Non so se sei d'accordo. Sì, sono d'accordissimo. Sai, c'è anche, diciamo, attenzione, apre, ma segna, forse, vediamo. Segnato. Sai, c'è anche che negli ultimi anni il gioco si è evoluto tanto. Assolutamente. Anche nella parte di sotto. E Luca, per sua natura, è sempre stato... Cioè, i risultati li ha sempre ottenuti. Punto e bocciata, perché era uno dei pochi killer anche 15 anni fa. Insomma, aveva medie altissime. Matteo le sue fortune le ha costruite con questi tiri. Attenzione al trasponde, difficile ma molto invitante, ottimo 16. Matteo. A me fa molta rabbia Matteo, perché ha
differenza mia e di molti, insomma, trascura la bocciata del pallino. Per lui il biliardo è questo. Prendere o lasciare, si dice, no, in questi casi. Ancora l'attacco Matteo Antonelli, e ancora Birilli forse, no, vicino, passa nella Goriziana. Ha lasciato gli 8 punti. Ancora una volta è però. È quello che fa Luca. Certo. Alzerà la bianca, credo. No, forse attacca, no, attenzione. Attacca. Lunga, corta. Mano che potrebbe essere pesante, entra poco. Ma alla fine dovrebbero essere, a questo punto sono 8 di colore, sì, direi, no? 8. Non può più tirare. Vengono concessi gli 8 di colore. Sì, meno, però... meno 9, direi, 46 a 55. Si va per l'aggancio. E avanti così. E per il sorpasso. Più uno Luca D'Ambra. 56-55. E guarda dove va a finire il pallino, eh? Caso strano. Sopra la sponda bassa. Era facile prevedere il canovaccio in questa partita, cioè non è che ci voleva un luminare, ma le due squadre di pensiero portano questo svolgimento. Errore di Luca D'Ambra sullo stretto e anche corto. Terza per lui. Non una bella notizia. Attenzione che sembra corta. Anzi, non sembra, è corta. Ultima in arrivo, e dopo 3 contro 0 per Matteo Antonelli, non sicuramente il giocatore ideale al quale lasciare 3. Anche se devo dire la verità, il tiro di apertura non sarà semplicissimo. No. Questa biglia rossa fa molto ombra nel, sì, lancio della palla, per, certo, cui dovrà fare, diciamo, un'apertura al self, difficile tirare, sì, benissimo dall'aria. Ecco. Prendere lì in mezzo. Se entri poco, la tua gira di ricciolo è un dramma, eh? Certo, però prendere lì in mezzo, secondo me. Era in maniera diversa. Il tiro in mezzo alle due rosse, però c'è questa rossa che dà fastidio. Magari non c'entra molto, però dà fastidio. No, non farà un tiro a spinta, ma controllata. Non credo che ci tirerà molto, molto forte, anche perché, vedi? Vedi, vedi, bravissimo, devo dire super bravo, perché dobbiamo stare molto attenti, perché poteva partire anche quella bianca là. E adesso vediamo che ha riconquistato il punto. Vediamo se deciderà di tirare quella biglia sotto il castello. Bisogna proprio prenderla di pelo, eh. Certo, va sbagliata sul largo naturalmente. È buona. Bravissimo, molto grande buona. Palla. E guardate, palla, guardate dove. Palla più bella della giornata. E guardate dove è andato. Certo, è il fine anche proprio quello. Questa è la palla più bella che ho visto oggi. Sì, diciamo lunga, corta, noi che siamo più tecnici. O cameriera, per chi ci segue dalla Romagna. Attenzione che entra troppo, ma forse c'è un birillo. Così è. 6, 7, 4, 2, 6, 9, 5, 6. Un gesto di stizza avrebbe voluto fare il rosso e ammassare la partita. E certo, anche perché
Per adesso le lunghezze sono 13, quindi con tutti i bei tiri e i bei punti che ha realizzato è davanti di 13, quindi meno di un tiro in sostanza. C'è questa bocciata che può pesare molto in caso di attenzione al rientro. Attenzione al rientro, colpa di rigore per il no, ci sono no. I 12. Sono 12. 81 a 56. Fortuna che Antonello non deve fare più delle partite perché più gioca e più migliora. È il classico garista, no? Sul velluto Matteo Antonelli, trasponde Luca D'Ambra a risalire sul pallino, vediamo angolo e spinta, sembrano buoni, così è, ottima biglia anche questa. Subito Matteo Antonelli a guardare se c'è l'entrata nel pallino immediatamente. Attenzione alla guida, attenzione alla guida stretta. Errore. E adesso il tiro c'è ancora, però quella bianca lì un po' fa ombretta. Tira quell'altro. Beh, diciamo che non... possiamo dire granché. E adesso ancora deciderà di fare D'Ambra, due biglie contro nessuna. Trasponde di calcio. Luca D'Ambra adesso trasponde obbligatorio per cercare di ritornare piena. Probabilmente abbassare quella ci sono i 5? Direi di sì. Anch'io vedo 5. L'oculato arbitro va a guardare se c'è anche questa. Credo che siano 8 a sto punto allora. Ha chiamato rosso l'arbitro. Infatti così è. 8 di colore. 6-4-8-1. Meno 17. Obbligato alla spinta corta anche Luca D'Ambra, doppia del fornaio per lui. 72. Beh, io ti dico la verità, Valerio, un'altra mano a un muro l'avrei fatta. Non so come cosa ne pensi tu, eh. Semplicemente perché l'avversario è 81, solo per quello. E 81 ci vogliono 20. È una buonissima biglia. Sì, assolutamente, coperta e parificata. Può solo andare a punto di trasponde Luca D'Ambra.
Vediamo. Apre tanto e rimane stretto. E questo è un errore. Problemi, questo biliardo l'ho già visto più di una volta. Apre in una maniera incredibile, questo è un errore che potrebbe pesare tantissimo. Vediamo se si va a mettere bene. Buonissima biglia. Sì. Ci sarà un tiro di secondo comunque per il punto. Certo. Si è coperto molto bene. Colpire la biglia bianca. 15 cm di spinta, si dovrebbe fare il punto. Vedi. Tiro non perfetto di più. Il massimo ottenuto. Con il minimo sforzo, possiamo dire. Adesso ultima per Luca D'Ambra. Stretto a tirare quella biancona lì in mezzo. Però con delle prospettive nefaste, anche se prende il tiro. C'è poco da fare. Tirare il pallino non lo considero. Ah sì. Infatti è pensieroso Luca D'Ambra, lo sa benissimo che potrebbe essere l'ultima biglia della sua gara. Decide per affondare il pallino. Probabilmente prova di affondare le biglie, ma sbaglia tutto. Frittata fatta. Diciamo che adesso con 5 si boccia per il birillo, ma si può anche tentare il big play, cosa dici? Ma certo, è per fare gli 8 di colore. Vediamo, Matteo Antonelli sembra buona. Aia, troppo, entra troppo, dovrebbe aver segnato comunque, però non ha possibilità di realizzare, quindi al anche massimo 3 non sono mica sì, brutti, perché si boccia per 4 punti, non ci sono tante alternative, Il punto è rosso, quindi lunga corta a toccare il pallino di un cappello. No, decide per il tiro in sicurezza per prendere il punto. Il 9-5-7-2, bocciata del match. E vediamo se il killer fiorentino chiuderà il primo tiro. Ci vogliono 6 punti, un rosso e un bianco. Eccolo il filotto di prima. E la chiusura vince questo Memorial Renzo Cioni. A te l'onore, Valerio, di intervistare due protagonisti. Pronto? Aspetta che intervistiamo. Intervistiamo. Bravo Luca D'Ambra, secondo di fronte a un giocatore che ogni partita è migliorato, ha fatto una partita straordinaria, sei sempre stato a filo di partita,
c'è poco da fare, quando lui prende con quei suoi tiri di seconda è durissima stargli vicino. Tu comunque hai fatto ottime prestazioni oggi, secondo la prima gara sei leggermente, diciamo, in Toscana avresti voluto vincere, lo so. Vincere, no, Matteo francamente ha giocato bene, ha giocato forse meglio di me sul difficile, ecco. Io ho sbagliato diverse palle, adesso all'ultimo sono un po' stanchino. Ho tirato questa palla qua, mi ha stretto, ho bevuto il 12, ma più che altro è stato il pallino quando sono andato vicino al pallino. Mi ha fatto 16, 4 di punto, la bocciata, lì dovevo tirare a scendere un po' più bassa. So che lui è bravissimo a tirare. Poi qui alla fine diciamo che hai deciso di scegliere di abbassare il pallino, e tante volte quando si fa quel tiro lì che ci dà dell'angolo c'è una risposta terribile del biliardo che ho subito visto ti avrebbe fatto bere rosso. Sono lucido perché l'ho tirata dal secondo diamante con la stessa battuta che è tirata dal primo, quindi era logico che la palla doveva fare questa traiettoria. È un errore mio, non è stato il biliardo. Rimbalzata male, niente, è andata così. Posso però dire, Luca, che ti ho visto bocciare come ai vecchi tempi, oggi hai veramente bocciato bene, non dire delle scuse. Ti ho visto veramente bocciare bene, anche quando hai voluto spingere di più e anche quando hai voluto fermare un po'. Sì, sono, diciamo così, ho ritrovato un pochino il movimento. Adesso, insomma, quasi si può dire da giugno che non tiravo una palla, ho tirato due volte le palle in sala e adesso, insomma, sono anche troppo soddisfatto, nel senso ho giocato anche troppo bene per la condizione che ho. Ok, bravo Luca, bravissimo, secondo posto. Chiamo il signor Matteo Antonelli. Ecco il vincitore del Memorial Tournament qui a Ponzano. Posso dire, Matteo, che sicuramente, ho detto con Massimo, non avrà giocato tanto ultimamente. Ogni partita che fa migliora. E infatti a un certo punto ho detto, vorrei dire con Matteo che delle partite non ce n'è più. Perché l'hai giocato bene, qui hai giocato ancora meglio, e sono finite le partite. Sì, oggi diciamo... ho giocato bene anche in un campo dove non di consueto faccio qualche errore un po' di troppo. Invece oggi fortunatamente mi ha assistito anche il pallino, che è un gran vantaggio per le 10. Io di solito faccio questi birilli birilli faccio in 2 anni. Infatti mi sono permesso di dire che il lancio della palla tua è uguale a Vincenzo, tuo padre, identico, non c'è differenza. La vera differenza è che tu hai una mitraglia che purtroppo tuo padre non aveva, bocciando di braccio nella maniera antica. C'è un 10 cm in più d'altezza, già quella aiuta. Poi io interpreto un gioco sempre ad attacco, a volte mi va bene. Oggi fortunatamente oltre a fare 10 ho anche realizzato. Purtroppo andare all'attacco ogni tanto si fa anche delle svarioni, delle figuracce, ma lo mettiamo in conto perché io in miniatura faccio un po' il tuo gioco. Hai capito? Preferisco perdere io e far vincere. Esatto. Comunque bravo Matteo. È la prima gara, questo ne ero quasi sicuro, non avevo dubbi, e comunque sia è un buon viatico anche per venerdì che deve aiutare il Molinella. Venerdì, sì. Bene, bravo Matteo Antonelli, bravissimo, complimenti. Bene, chiudiamo il collegamento qui da Ponzano. Ricordando l'appuntamento per venerdì dalle 20, ricordiamo la presentazione delle 4 squadre che in teoria dovrebbero lottare per la vittoria finale del campionato di A1 dell'Emilia Romagna: Taverna Verde, Forlì, Bocciofila, Imola, Buscecchio, campione in carica, e Leondoro Molinella. 10 master in pista più tantissimi giocatori di primissima fascia vicinissimo ai master, 4 super squadre, super incontri, e credo, Valerio, che se non ci siamo sbagliati ci sarà da divertirsi. No, sicuramente, anche se è la prima, diciamo, manifestazione dell'anno, però talmente tanti importanti giocatori di grandissimo livello che sicuramente vedremo del gran bel gioco. Beh, io possiamo consiglio... fare anche qualche nome? Beh, ci sono 10 master su 16. Daniele Ricci, Iuri Minoccheri, Fabio Corosa, Luca Molduzzi, Angelo Corbetta,
diciamo a Carlo Sandrini, Andrea Messori, che qualche impronta l'ha lasciata nella, assolutamente sì, nel nostro gioco, e ne stiamo dimenticando tanti, certo. E comunque io, se fossi un appassionato di biliardo, non me lo perderei questo appuntamento. Venerdì dalle ore 20, dalla Casa del Vento, Teatro del Biliardo Bagnacavallo, questo quadrangolare in forma amichevole, ma servirà proprio da presentare alle squadre e servirà come preparatore di questo bello, l'amichevole. Perché ricordiamo che giovedì seguente si inizia subito a fare sul serio. Poca Juniors River Plate, esatto. Non una gran amichevole. Credo che nessuno di questi giocatori tirerà a fare delle brutte figure, perché non amano fare delle brutte figure questi campioni. Bene, noi chiudiamo perché credo che ci sia qualcosa da mangiare che ci aspetta. Speriamo. Chiudiamo qui da Empoli e diamo appuntamento appunto venerdì. Una buona serata qui da Empoli. Arrivederci a venerdì. Buonasera a tutti.